Tra i tanti temi delicati da affrontare nella città di Brindisi vi è senz'altro quello relativo alla manutenzione delle scuole comunali, strettamente connesso ovviamente alla pubblica sicurezza. La situazione è monitorata dagli assessori ai lavori pubblici Gianluca Quarta e alla pubblica istruzione Ernestina Sicilia. Proprio quest'ultima ha illustrato ai nostri microfoni quali azioni l'amministrazione sta attuando ed intende attuare. Quella parte di attenzione è rivolta ai lavori più strutturali, più importanti, che riguardano alcune scuole che sappiamo essere state oggetto di finanziamenti da PNRR. Sono quelle sulle quali si sta intervenendo in maniera un po' più strutturale. Poi però c'è un'attività quotidiana che stiamo facendo di monitoraggio, di fatto accedendo anche a quelle significative lagnanze, no, dei dirigenti scolastici che spesso ci rappresentano anche apparenti piccoli problemi che però impattano sulla salubrità di alcuni locali, soprattutto di quei cortili che vengono poi utilizzati per le attività sportive. Quando queste situazioni si verificano in quelle scuole dove ci sono bambini, o chiaramente quindi parlo di scuole elementari, eccetera, è chiaro che anche questa attenzione che stiamo provando a dimostrare non perché non ce l'abbiamo, ma perché stiamo concretizzando le attività di intervento, ci stiamo muovendo anche in questo senso, quindi provando a risolvere apparenti problemi minori che però necessitano di risoluzione, perché, ripeto, per esempio nella zona dei Cappuccini siamo intervenuti proprio l'altro giorno per risolvere il problema di guano di piccioni, che era però così rilevante che chiaramente aveva un'incidenza significativa e la preside ce l'ha dovuto segnalare e prontamente si è intervenuti. Quindi diciamo che c'è proprio questo impegno. Obiettivamente poi sappiamo che finché sono scuole che hanno ricevuto linee di credito importanti, anche un lavoro di ristrutturazione è più facile programmarlo ed attuarlo.